Buonasera e bentornati ad una nuova edizione del TG6. In apertura sempre la crisi ucraina, i sindaci abruzzesi sono pronti ad accogliere i profughi di guerra. Si prevede infatti l'arrivo di circa 10.000 ucraini. Gian Guido D'Alberto, in qualità di presidente ANCI Abruzzo, annuncia piena disponibilità nel mettere a disposizione strutture recettive ed hub vaccinali per controlli sanitari. Tania Bonnici Castelli. In Abruzzo risiedono attualmente 4.000 ucraini. Secondo una prima stima fatta dalla regione e dai sindaci del territorio, è plausibile prevedere l'arrivo di circa 10.000 profughi di guerra. Il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, in qualità di presidente dell'ANCI, annuncia la piena disponibilità dei comuni all'accoglienza degli ucraini, che si basa sulla reperibilità di strutture recettive e sulla pianificazione sanitaria, compresa la vaccinazione anti-Covid. Gli attuali hub vaccinali svolgeranno in questo caso una funzione essenziale. Cosa è emerso dalla riunione con Marsiglio per quanto riguarda l'emergenza profughi? Ma intanto si è acquisita la consapevolezza che è necessario un coordinamento unitario che deve partire dalla regione, con la protezione civile, il Dipartimento Sanità guidato dal presidente della regione come commissario delegato, e poi un'organizzazione verticale che passa dalle prefetture. È necessario avere una linea univoca, uniforme, con indicazioni chiare, una rete di comunicazione interna tra le istituzioni e di informazione ai cittadini, fondamentale in questo momento, altrimenti rischiamo di creare un disorientamento che non ci consentirà di affrontare l'emergenza. E per quanto riguarda l'accoglienza? Sì, al momento abbiamo il sistema dei CAS gestito dalla prefettura, quindi centri di prima accoglienza, e i SAI che è il sistema invece gestito dai comuni. Con i numeri attuali siamo in grado ancora di fronteggiare, diciamo così, i cittadini, le persone che arrivano dalle popolazioni della guerra. Non basteranno ovviamente, quindi con la protezione civile si è condiviso la necessità di mettere e pubblicare un avviso per individuare strutture recettive e altri spazi da mettere a disposizione di coloro che arrivano. C'è il tema sanitario che è fondamentale, quindi è necessario organizzare e gestire il flusso delle persone che arrivano, e gli hub vaccinali, come proprio questo al Parco della Scienza, saranno i punti di riferimento, anche e soprattutto per poter verificare e monitorare lo stato sanitario di chi arriva. Quanti profughi si prevede arrivino? Guardi, al momento i numeri sono molto variabili, nel senso, però se consideriamo che in Abruzzo abbiamo 4.000 residenti di nazionalità ucraina, nel territorio abruzzese sono previste più di 10.000 persone. Questa è l'ipotesi e la previsione. È chiaro che ragioniamo veramente ancora in modo molto, molto generico, e quindi bisogna attendere le prossime ore anche per capire quali sono i termini di durata del conflitto e anche quali sarà poi la capacità di tutto il paese, perché non è un problema ovviamente solo regionale, ma la capacità di gestire e organizzare la distribuzione sul territorio. E ieri all'Aquila il presidente Marsiglio ha riunito l'unità di crisi per fronteggiare l'arrivo di profughi ucraini, fissate le linee guida del sistema dell'accoglienza. Andrea Costantini. Intercettare i flussi di persone in fuga dall'Ucraina per gestirne al meglio e in sicurezza l'integrazione nel territorio. La regione Abruzzo si prepara all'accoglienza dei profughi e ieri il presidente della regione Marsiglio e il responsabile regionale della protezione civile Casinghini, nominato peraltro commissario delegato a tale emergenza, hanno radunato all'Aquila tutti gli attori istituzionali per fissare le linee guida del sistema di accoglienza. Tra i punti cardine, l'individuazione di 8 centri filtro dove indirizzare subito le persone che arrivano dall'Ucraina. Sono gli hub vaccinali già presenti e attivi: Avezzano, Sulmona, L'Aquila, Chieti, Lanciano, Pescara, Teramo, con possibilità di aprire anche a Roseto. Qui si effettuerà lo screening Covid con tampone e sarà proposta la somministrazione di vaccino a una popolazione che ha un basso tasso di immunizzazione. Quindi la sistemazione di concerto con le prefetture. Le prefetture stanno ovviamente mettendo a disposizione tutto il sistema dell'accoglienza dei profughi, dei richiedenti asilo, sia quelli gestiti direttamente dalle prefetture che quelli gestiti dai comuni. Sappiamo già che questo non sarà sufficiente perché l'afflusso è molto importante. Se la guerra andrà avanti, si stimano arrivi in tutta Italia di centinaia di migliaia di persone, significa dover ospitare migliaia e migliaia, nelle ipotesi peggiori anche più di 10.000 persone in tutto l'Abruzzo, ma dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza e quindi da questo punto di vista stiamo cercando di organizzare la macchina nella maniera migliore possibile per poter reggere anche questo urto.
Ucraini che arrivano in Abruzzo con mezzi pubblici, rotaia o gomma, o anche con viaggi organizzati. Molti si ricongiungono a parenti o amici che da tempo vivono qui. È comunque fondamentale la segnalazione dell'arrivo alle autorità. Quindi diciamo con la rete delle questure, con la Polfer per esempio per le stazioni, ma con le prefetture in senso generale, stiamo organizzando un modello che ci permette appunto di intercettare questi flussi e guidarli anche in un processo di accoglienza, anche perché se noi non abbiamo, diciamo così, cognizione delle persone che arrivano, spesso sono persone che vengono ospitate da parenti o amici ucraini che già sono integrati nella nostra comunità, e in quel caso ovviamente non abbiamo la possibilità di indicargli qual è la strada per accedere a questa integrazione che invece è prevista. Un seminario dedicato ai temi storici che sono tornati di attualità all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Se ne discute in un seminario appunto a tema della Facoltà di Lettere dell'Università di Chieti. Selenia Secondi. Nel quadro delle relazioni internazionali le rivendicazioni della Russia non hanno fondamenta? La Russia indubbiamente è un grande paese, una grande potenza e ha diritto a avere, a vedere il rispetto dei suoi interessi, delle sue aspirazioni, anche della sua tradizione passata. Però quando parliamo di impegni, assicurazioni date relativamente all'espansione della NATO, non possiamo dire che in passato c'è stato nulla di questo genere. Con Gorbaciov al momento della unificazione tedesca, i principali uomini politici dell'epoca effettivamente dissero, parlando, che le frontiere della NATO non sarebbero state, l'espressione era, non sarebbero state spostate di un pollice più ad oriente. Però né Gorbaciov volle mai delle garanzie scritte e né queste comunque furono date. Quindi questo rimane su un piano di semplicemente colloquiale e non ha un valore vincolante dal punto di vista giuridico. Invece un impegno che fu assunto e messo su carta fu quello del Memorandum di Budapest nel 1994, quando in cambio della rinuncia da parte dell'Ucraina del suo immenso potenziale nucleare che aveva ereditato proprio dall'Unione Sovietica, furono garantite da parte di Stati Uniti, Inghilterra e Russia l'indipendenza e l'integrità dell'Ucraina. Gli scenari sono indubbiamente preoccupanti. La volontà e la speranza è quella della pace. Come si costruisce la pace? La pace non è nulla di scontato, la pace va costruita e la pace si può conseguire soltanto attraverso la trattativa diplomatica, non certo con, non dirò il riarmo, ma con la fornitura di armi, che mi pare la via che la Unione Europea ha iniziato a percorrere, ed è una via pericolosa perché armare non tanto le forze armate residue dell'Ucraina quanto il popolo significa soltanto allungarne in qualche modo l'agonia. Questo non deve però significare un cedimento di fronte all'evidente prepotenza dell'invasione russa, che non si può assolutamente giustificare né sotto il profilo del diritto internazionale né sotto il profilo umano. L'unica via possibile è quella della trattativa diplomatica, del sedersi intorno ad un tavolo comprendendo le ragioni di entrambe le parti. Ed ora i dati aggiornati della pandemia. Sono 1211 nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Dei positivi odierni, 774 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3922 tamponi molecolari e 7840 test antigenici, così il tasso di positività è pari a 10,29%. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 207.755 dimessi guariti, che sono oggi 4.945. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 62.512. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale così a 3.006 da inizio emergenza. 276 pazienti, meno 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 10, meno 4 rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 62.226 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Dei nuovi
nuovi casi positivi, 345 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 293 in provincia di Chieti, 264 in provincia di Pescara e 283 in quella di Teramo. 23 fanno riferimento a persone fuori regione, mentre per un caso sono in corso verifiche sulla provenienza. E noi cambiamo argomento, nasce un modello unico in Italia, il modello Abruzzo, per valorizzare l'identità comune dei vini abruzzesi, ma anche quella dei singoli territori, tramite le appellazioni provinciali sulle etichette. Giuseppe Dintino. Di un nuovo modello che sarà il modello del futuro con cui tutta la viticoltura abruzzese affronterà quelli che saranno i mercati per dare il giusto valore al nostro prodotto, che è un prodotto mediamente superiore a quelli delle altre regioni. Col via libera del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali nasce oggi un modello unico in Italia. È il modello Abruzzo, volto a valorizzare i vini del territorio. Si tratta di una svolta epocale per l'Abruzzo enologico, ha commentato l'assessore Imprudente, perché sarà rafforzata l'identità dei vini regionali, differenziandoli anche in base ai singoli microterritori d'Abruzzo. L'elemento più importante è che si identifica in maniera forte la nostra regione, con l'introduzione anche del una menzione superiore, quindi le nostre DOP vorranno utilizzare questa menzione proprio per definire quello che potrà essere il prodotto che da mettere sul mercato come DOP. Poi c'è una semplificazione importante, perché diventeranno da 8 IGT, ne diventerà sostanzialmente una che sarà proprio legata alla parola Abruzzo, e quindi la riunire tutte quante all'interno di questo discorso. E ovviamente questo sarà un'azione di semplificazione e di azione comunicativa importante, perché ci consentirà di aggredire i mercati, soprattutto in internazionali, con una comunicazione che è un'unica regione, quindi la possibilità di valorizzare poi internamente i vari territori. La proposta accolta oggi era stata formulata nel 2019 dai produttori del consorzio Tutela Vini d'Abruzzo per valorizzare l'eccellenza dei prodotti. Secondo un recente report di Intesa San Paolo, l'enologia e il settore agroalimentare in generale trainano le esportazioni regionali. I vini del Montepulciano d'Abruzzo hanno raggiunto nel periodo gennaio-settembre 2021 quota 141 milioni di euro di export, 12 in più rispetto allo stesso periodo pre-pandemia. Il vino continua a crescere positivamente e questo, come dire, questa è la base su cui abbiamo costruito in questi anni un futuro che può essere ancora decisamente migliore soprattutto in termini di valore e di riconoscibilità dell'Abruzzo, che è una piccola regione e che a livello internazionale purtroppo ancora comunque in pochi conoscono. Quindi si sono create, con questo modello si creano le condizioni per un Abruzzo sempre più forte e sempre più riconoscibile. Il WWF Abruzzo ha realizzato uno spot in difesa dell'orso marsicano per insegnare i giusti comportamenti da attuare se lo si incontra, come è accaduto di recente a Roccaraso. Vediamo. Da oggi Duccio testimonial dell'orso marsicano, testimonial quindi dell'Abruzzo e di un nostro esemplare importante che è l'orgoglio di questa regione. Come hai accolto questa proposta? Ma in maniera oltre che gioiosa, veramente. Non immaginavo poi di commuovermi nel momento in cui ho iniziato a fare lo spot, perché veramente pensare di essere l'addetto stampa dell'orso mi ha commosso. Poter dire sì, so che mi volete bene, però stiamo ognuno nel proprio territorio, nel proprio habitat, e poi che ne capisce l'orso e che gliene frega dei click, dei video, del rincorrersi, dei like, ecco, non mi veniva la parola, e soprattutto il cibo. Lui c'ha quello suo, se lo deve cacciare perché deve continuare a essere un orso. Peccato che abbiamo visto forse troppi cartoni animati del parco di Yellowstone. Qui siamo in Abruzzo, cerchiamo di rispettarlo, perché è forse una delle ultime grandi risorse naturali che abbiamo. Ma cosa bisogna fare se si incontra un orso? Allora, lavoriamo da diverso tempo a questo spot perché crediamo fermamente che bisogna diffondere la conoscenza sull'orso marsicano e sul comportamento da tenere in caso di incontro. Vediamo ancora purtroppo anche in Abruzzo tanti comportamenti sbagliati, orsi che vengono inseguiti con le macchine, che vengono accerchiati dentro i paesi, cani non cucinati
custoditi in modo corretto e cibo che viene lasciato intorno ai paesi in maniera sbagliata o forse anche volutamente. Tutto questo è sbagliato, dobbiamo far arrivare il messaggio che invece incontrare un orso è un'emozione bellissima, come dice Induccio nello spot che abbiamo creato, ma che dobbiamo rimanere fermi, aspettare che l'orso passi, non inseguirlo, non andare per forza alla ricerca di una foto o di un commento sui social, perché questo all'orso fa male. Firmato questa mattina un protocollo d'intesa tra l'Istituto Alberghiero De Cecco e Confartigianato Imprese Pescara. Il partenariato riguarderà la formazione, l'orientamento dopo il diploma e l'alternanza scuola-lavoro. Vediamo. Confartigianato e l'alberghiero De Cecco di Pescara insieme per la formazione degli studenti. Quest'oggi è stato firmato un protocollo d'intesa per l'avvio di un partenariato che dovrebbe traghettare i ragazzi dalla scuola al mondo del lavoro. Per i nostri ragazzi è di grande importanza avere l'opportunità di un contatto diretto con Confartigianato e con il settore degli artigiani, ma anche dei professionisti, per poter comprendere l'importanza di avviare anche delle start-up, possibilmente promuovendo le proprie capacità, i propri talenti, lo spirito imprenditoriale. È molto importante coprogettare insieme dei percorsi integrati di formazione tra il sistema della scuola e il mondo imprenditoriale. Il partenariato riguarderà la formazione, l'alternanza scuola-lavoro e l'orientamento post-diploma. Soprattutto sarà fondamentale rimettere al centro il ruolo dell'artigianato, come ci spiega il presidente di Confartigianato Imprese Pescara Di Blasio, che allarga l'invito a collaborare anche agli altri istituti professionali e industriali della città. Dobbiamo ritrasmettere il valore del saper fare, il valore della conoscenza e del saper fare manuale. Confartigianato con oggi inizia un percorso e torna nelle scuole. Oggi inizieremo qui con l'IPSAR, una scuola d'eccellenza. Vogliamo che i ragazzi capiscano cosa significa fare impresa, tutti i risvolti che ci sono dopo la scuola. Per fare questo dobbiamo entrare noi dentro le scuole e trasmettere le nostre conoscenze. L'amministrazione comunale di Teramo annuncia che i lavori per la delocalizzazione e interramento della centrale elettrica della Cona sono in fase di completamento. L'assessore ai lavori pubblici Cavallari rassicura inoltre i residenti sulla modifica al percorso imposta da Enel che non farà mutare il progetto iniziale. Vediamo. La delocalizzazione e l'interramento della centrale elettrica nel quartiere Cona di Teramo costituiscono l'unico progetto finanziato dal Masterplan nel 2017, già partito e in via di completamento. 2 milioni di euro anticipati dal Comune di Teramo per abbattere la vecchia centrale, acquistare i terreni al di là della via Cona, dove interrare i cavi, per poi bonificare l'area liberata, che sarà trasformata in una grande piazza per il quartiere. Oggi giustamente i cittadini, vedendo i lavori che vanno sempre avanti e che ovviamente cominciano a prendere una consistenza, hanno chiesto di poter avere maggiori delucidazioni. E abbiamo cercato di dare le giuste spiegazioni. Tra i finanziamenti e Masterplan, l'unico finanziamento che è stato dato come stazione appaltante a comunità è proprio la delocalizzazione della centrale Enel, che è l'unica attività che è in corso e quasi in via di definizione e quasi di conclusione. Per cui ritenevamo necessario non solo informare ovviamente i cittadini della Cona, dall'altra parte volevamo informare tutta la città sulla situazione, sullo stato dell'arte, sulle problematiche, su le scelte che sono state prese. In questi giorni però qualche preoccupazione è stata espressa dai residenti del quartiere Cona per via di una modifica al percorso dei cavi previsto dal progetto iniziale di interramento, che prevedeva l'eliminazione di tutti i tralicci. Due di questi saranno sì spostati dal luogo attuale, ma riposizionati temporaneamente sui terreni antistanti, almeno per un anno, il tempo di ottenere, assicura l'amministrazione comunale, le definitive autorizzazioni dal Ministero della Transizione Ecologica. Nelle prossime settimane ovviamente riconvocheremo per poter dare le giuste risposte alle loro domande. Dall'altra parte c'è una problematica connessa alla realizzazione del progetto, che praticamente vede Eterna promuovere un progetto alternativo temporaneo che potrebbe in qualche modo portare
portare alla luce potrebbe creare qualche piccolo disagio temporaneo, ma che comunque Terna ha già messo nero su bianco che eventuali tralicci che dovessero nascere nel periodo in cui, cioè tra quando si stacca la vecchia centrale e si va ad attivare la nuova centrale, rimuoverà a spese ovviamente di Terna e non con una spesa da parte dei cittadini o di chi che sia. I pensionati di Scafa insegneranno ai bambini della scuola elementare quel che erano i mestieri di una volta e che ancora oggi potrebbero avere uno sbocco occupazionale. Vediamo. A Scafa pensionati a disposizione dei bambini per trasmettere le proprie esperienze e conoscenze e far riscoprire i mestieri di una volta, caduti nel dimenticatoio oppure radicalmente cambiati nel corso degli anni. È un progetto che coinvolge il comune, la scuola primaria, la UIL Pensionati e l'ADA, l'Associazione dei diritti degli anziani. In questo momento di piena globalizzazione abbiamo voluto dare una svolta nuova, diversa, per portare a conoscenza appunto di quelli che saranno i futuri, diciamo, i futuri operatori di lavoro che andranno a costituire la nuova generazione. Abbiamo voluto proporre quelli che erano i vecchi mestieri di una volta, che oggi potrebbero essere riscoperti, specialmente in un momento di difficoltà in cui appunto la globalizzazione ci ha travolti, e quindi potremmo riscoprire vecchi mestieri chiaramente attinenti al momento attuale in cui viviamo, quindi con tutti gli annessi e connessi, però potrebbero avere anche degli sviluppi occupazionali per il futuro. Il progetto si articolerà in tre fasi: una teorica, in cui sarà raccontata la società di decenni passati, una pratica, con le visite guidate, e una riguardo lo scambio intergenerazionale, tramite un'intervista che i bambini realizzeranno coi propri nonni. I bambini sono rimasti entusiasti, anche perché noi non facciamo solo una... abbiamo proposto, ecco, come intervento non solo la parte teorica, ma gli diamo anche un aspetto dinamico attraverso delle visite per fargli conoscere vecchi laboratori, anche se sono dismessi ad oggi, però gli facciamo vedere queste cose dinamicamente. E poi vogliamo fare anche una intervista finale, che è praticamente per riportare un discorso intergenerazionale tra bambino, tra ragazzo e il nonno, oppure la persona anziana, che possa contribuire, ecco, ad allargare le conoscenze del passato, perché l'hanno vissuto e quindi possono dargli proprio un'esperienza diretta. Siamo allo sport. Dopo la vittoria sul Siena sabato, per il Pescara arriva l'insidiosa trasferta di Olbia. I biancazzurri stanno attraversando un buon momento di forma. Il nuovo modulo e lo spessore degli innesti di gennaio stanno giovando alla squadra di Auteri. Vediamo. Chiuso il Tour de Force di fine febbraio e messa in cascina la vittoria sul Siena, per il Pescara è in arrivo una settimana decisiva in chiave rincorsa terzo posto. Tre partite in sette giorni: trasferta di Olbia di sabato, scontro diretto all'Adriatico contro il Cesena di martedì e derby al Bonolis col Teramo sabato 19. I tre punti di domenica scorsa hanno lasciato immutate le distanze da chi è immediatamente davanti, Entella e Cesena, entrambi vincenti, ma hanno permesso almeno l'allungo su chi è dietro, l'ancora materica. La sostanza è che la vittoria coi sardi è d'obbligo per non rischiare di perdere ulteriore terreno dalle dirette rivali. Il Pescara arriva bene all'appuntamento dello stadio Bruno Nespoli, perché la squadra ha una buona condizione e da alcune gare a questa parte ha trovato una nuova fisionomia che le conferisce maggiore equilibrio. Va detto che Auteri già tra ottobre e novembre aveva ripudiato il 3-4-3 per inserire tre centrocampisti di ruolo, ma ai tempi la squadra non aveva ottenuto le risposte attuali in termini di prestazioni e punti, tanto che il tecnico siciliano, dopo la disfatta di Pontedera, con un esonero scampato di un soffio, si era convinto a tornare sui suoi passi. Ora è diverso ed è presumibile che ciò sia dovuto al diverso spessore degli interpreti. Allora con Pompetti c'erano di solito Rizzo e Memusciai, ora ci sono De Risio e Pontissu. Più dinamismo, più letture tattiche e anche più qualità. Non solo, allora era Pompetti a giocare davanti alla difesa, ora lo fa De Risio con Pontissu e Pompetti mezzali pronti ad alzarsi e supportare la attacco, ognuno con le proprie caratteristiche. In un sistema del genere il recupero imminente di Memusciai, da ieri si allena in gruppo, è fondamentale per dare un cambio di spessore ai tre titolari, e per lo stesso motivo Auteri spera a breve di ritrovare anche Diambò. Ieri in gruppo anche i baby Chiarella e Delle Monache, l'infermeria si svuota, Drudi ha scontato la squalifica, un Pescara quasi al completo mette nel mirino l'Olbia, che dopo una fase di appannamento ha fatto il botto espugnando domenica scorsa il Braglia e interrompendo
chiudendo la striscia di 21 risultati utili consecutivi del Modena. Anche il tecnico dei Sardi, Max Canzi, ha apportato dei correttivi ed ha sposato la causa della difesa a 3. A Modena i centrali erano Brignani e gli esperti Emerson e Pisano, con due mediani solidi come La Rosa e Lella, una strutturazione utile a dare modo ai tre davanti di sprigionare il proprio talento, dal trequartista Biancu agli attaccanti Udo e Ragazzu, una coppia da 20 gol, 10 a testa, entrambi con dei trascorsi a Lanciano ai tempi della Serie B. Insomma, un avversario da prendere con le molle per il Delfino, che dalla Sardegna dovrà riportare ulteriori conferme del percorso di crescita che è stato intrapreso. Dopo lo stop di domenica a Cesena, oggi torna ad allenarsi il Teramo in vista dello scontro diretto contro l'Aquila Montevarchi di sabato pomeriggio. Torna a disposizione di Federico Guidi anche Matteo Rossetti, che ha scontato la giornata di squalifica. Il centrocampista, dopo l'infortunio, ha trovato la fiducia da parte del tecnico. Ascoltiamolo. Ma io ho sempre giocato come mezzala sinistra, quindi diciamo che il mio ruolo è sempre stato quello, però ho fatto più ruoli, quindi appunto anche giocare in un centrocampo a due non mi porta problemi, anzi mi sto trovando molto bene e quindi sì, diciamo che stiamo trovando una buona quadra e speriamo di ottenere più punti possibile, perché appunto siamo in un momento della stagione molto delicato dove ogni partita è veramente una finale, quindi speriamo che funzioni. Ma è normale che oramai manchino poche partite, quindi ogni partita è appunto una finale, ogni partita è fondamentale. È naturale che appunto contro l'Aquila Montevarchi e la Fermana sono due scontri diretti, quindi c'è una fetta importante per la salvezza, sappiamo che appunto dobbiamo affrontarla come delle finali, però ogni partita sarà importante, sicuramente contro loro due sarà un crocevia importante per capire appunto la nostra stagione come andrà. E giocare in casa è una cosa importante, il Bonolis deve diventare il nostro fortino, dobbiamo far capire che quando vengono qua affronteranno una squadra forte, tenace, che vuol portare a casa i punti. E sicuramente è molto meglio giocarle in casa che fuori, però affronteremo comunque partite molto complicate, perché appunto tutte si giocano tanto come noi e tutte vogliono ottenere punti. E diciamo che ogni settimana io penso ogni giorno a lavorare, a allenarmi bene, cercare di fare quello che mi chiede il mister e poi spero di essere messo in campo. Ora sicuramente mi sta dando tanta continuità al mister, quindi son contento sicuramente. Diciamo che ho avuto un inizio di stagione in cui già all'inizio della stagione il mister mi aveva dato continuità, poi ho avuto problemi per cui appunto mi sono dovuto operare e quando sono rientrato, a parte le prime partite, poi il mister mi ha subito dato continuità, quindi sicuramente ho continuato a lavorare, ho cercato di lavorare sui miei difetti, però devo dire che ho sempre sentito la fiducia da parte del mister. Ed in Serie D il Castelnuovo accede agli ottavi di Coppa Italia. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, la squadra di Di Fabio supera a lotteria dei rigori la Cinzia Albalonga. Nel prossimo turno i neroverdi se la vedranno con la Torres. Sarà il sorteggio effettuato nei prossimi giorni a decidere la squadra che giocherà in casa. I 90 minuti sono un netto predominio della squadra allenata dall'ex Matelica Tiozzo. I laziali vanno vicino al gol nella prima frazione, ma a salvare i neroverdi la traversa colpita da Alessandro. Nella ripresa sale in cattedra Natale, bravo a salvare in due occasioni lo 0-0. Ai calci di rigore l'assoluto protagonista è ancora il portiere abruzzese, che para i tentativi di realizzazione di Barbarossa e Nanni, mentre sulla sponda opposta, dopo l'iniziale errore di Coli, vanno a segno Ludovici, Morelli, Bubalo e Sparvoli, che regala al Castelnuovo una storica qualificazione dunque agli ottavi di finale. E questa era la nostra ultima notizia. I servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Io vi ricordo che questa sera alle ore 21 c'è l'appuntamento con Pallavolè di Sergio Zappalorto. Grazie per l'attenzione e buona serata.